Periodo pasquale per quanto ci riguarda da un punto di vista sportivo in campo solo la Giorgio Tesi Group, lo ha fatto oggi e tra l'altro all'ora di pranzo alle 12 è andata male, anche se ha giocato una discreta partita, però è stata sconfitta sul parquet di Cremona. Leonardo Cecconi. Una Giorgio Tesi Group mai doma cade anche a Cremona nella seconda partita della fase d'orologio, cedendo alla Vanoli per 85-80 dopo una partita comunque molto combattuta, nella quale la formazione di Nicola Brienza non ha mai mollato, nonostante alcune spallate della squadra di casa che sembravano poter chiudere anzitempo la sfida. Il primo break a inizio gara, con la Vanoli che vola sul 12-2 dopo 6 minuti, ma i biancorossi reagiscono e con un grande Varnado trovano addirittura il vantaggio con un parziale di 15-3. Nel secondo quarto, ancora i padroni di casa a trovare valide soluzioni offensive ed il vantaggio di più 11 a fine periodo, ma con Pistoia che torna a farsi sotto e grazie a 6 punti consecutivi di Weedle a metà dell'ultimo periodo arriva al meno 1 sul 69-68. Sono però due triple consecutive di Alibegovic a consegnare di fatto la vittoria alla formazione lombarda, che sale quindi a quota 6 in classifica. Migliori in campo per Pistoia, Varnado con 25 punti e 12 rimbalzi e Weedle per il britannico 23 punti e 8 rimbalzi. Mentre Copeland ha giocato con molti alti e bassi, con l'americano che deve abituarsi a gare dalle pressioni e dai ritmi diversi rispetto alla stagione regolare. Sono rammaricato per il primo tempo perché abbiamo fatto una partita non di una squadra che vuole provare a espugnare appunto il palazzetto il campo di Cremona. Abbiamo fatto troppi errori, fortunatamente non ci appartiene, ma è chiaro che dobbiamo limare da tutte le parti. Cose positive è il fatto che la squadra comunque ha sempre lottato, veniamo fuori da 3 partite con Cento, Cantù e Cremona in successione, dove abbiamo perso agli ultimi possessi, agli ultimi minuti, per cui vuol dire che il percorso è quello giusto. Adesso Pistoia rimane a 2 punti, ultima nel girone giallo, ma con il rientro di Angelo Del Chiaro all'orizzonte. Si è giocato anche in Serie A di calcio a 5, purtroppo c'è da registrare un'altra trasferta amara per la nuova Comauto Pistoia, nonostante una discreta partita, al cospetto dell'Olympus Roma al Palau Olgiata, è terminata 4-1 per i Blues di Mister Dorto, padroni di casa Salvezza. Diciamo quasi impossibile per gli arancioni. È tutto per questa sera. Grazie per la cortese attenzione. A questo punto, buonanotte.